problema. Risponde il Penne. Poi Meic dalla parte opposta che insegue il pallone, lo gioca per Cancellotti con il tacco, bene per Chiarella, spazio, va a chiudere il triangolo con Cancellotti, calcio di rigore. Dunque calcio di rigore va a Facundo Lescano, argentino che finora ha dimostrato una certa confidenza con il gol in questo precampionato, il tiro e il gol, Pescara in vantaggio. Carichi di lavoro si fanno sentire, ma immaginiamo che ora con il passare delle settimane vedremo una squadra via via più sciolta. Campionato che partirà il 4, intanto Lescano si gira e infila il 2-0, 22esimo minuto. L'errore qui di Sichetti, Lescano il sinistro, la respinta da parte di Dintino che nega la tripletta all'attaccante argentino. Scocca il 45esimo e manda tutti negli spogliatoi il direttore di gara. Penne 0, Pescara 2. Cancellotti, il suo traversone per Lescano e c'è il tris di Facundo Lescano. Entrato, intanto c'è una palla persa, attenzione a Lescano che va per il poker, no, appoggia Colai e gli regala il pallone dello 0-4, stavolta Lescano è stato altruista, poteva calciare lui, invece ha coinvolto il compagno e gli ha dato modo di segnare al debutto Aristidi Colai. La rincorsa di Chiarella, palla che filtra e va in porta, la rete di Chiarella. Quindi Germinario, il suo traversone, Blanuta in corna e fissa il parziale sul 6-0. Cross di Germinario, colpo di testa di Blanuta al 36esimo, il gol dell'attaccante moldavo. E forse manca veramente un trequartista che faccia l'ultimo passaggio definitivo, quello vincente. Grazie Stefano, al 90esimo il fischio finale, Penne 0, Pescara 6. Federico Di Caro sancisce la fine dell'incontro.